tutto pronto per il secondo tempo della sfida tra Ceriano Laghetto e FBC Saronno. Ricordiamo il punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco. 1-0 in favore degli ospiti, il gol di Bollini in chiusura di primo tempo al 41esimo, grazie a una gran giocata del numero 10 che ha sbloccato una partita fin lì bloccata decisamente anche nel sviluppo del gioco. Due squadre che hanno provato a superarsi nel primo tempo ma hanno trovato molta difficoltà ad andare alla conclusione pericolosa. Ci ha pensato però Bollini a portare in vantaggio il Saronno in una giornata molto importante in caso di vittoria, perché come già detto in cronaca nel primo tempo, oggi c'è lo scontro di Rovellasca tra le due prime in classifica, quota 36, Saronno che ha meno 4 dalla vetta e in caso di vittoria potrà rosicchiare punti o a una delle due o addirittura entrambe. E abbiamo raccolto qualche informazione al termine del primo tempo, risultato che dopo i primi 45 minuti a Rovellasca è ancora fermo sullo 0-0. Comunque è ancora lunga quest'oggi la partita, con il secondo tempo che è appena iniziato, le formazioni sono le stesse della prima frazione di gioco, ricordiamo solo l'unico cambio dopo 12 minuti di gioco, ovvero l'infortunio del numero 6 Astrella e l'inserimento con il 13 di Meroni per il Ceriano. Non ci sono stati altri cambi. Gli allenatori che tengono in serbo le sostituzioni per il prosieguo della gara. Intanto guadagna un calcio di punizione Buzzupappa. È stato autore di un buon avvio di gara, poi ha avuto qualche difficoltà in più con il prosieguo della partita il numero 11 del Saronno, ma un po' tutto l'attacco ha subito la fisicità della difesa del Ceriano e ci è voluto il colpo di genio di Bollini con una gran giocata personale che ha trovato il gol dell'1-0 con il quale il Saronno conduce questa partita e cercherà ovviamente di portare in porto una vittoria molto importante contro un'avversaria che intanto si propone in avanti con Ferrario, la palla verso il centro facile per Mauri, dicevamo un'avversaria, il Ceriano che fin qui è l'unica tra tutte le 16 formazioni di questo campionato ad essere ancora imbattuta tra le mura amiche. Ora Saronno riparte al piccolo trotto con Vanzulli che serve maggiore, si fa vedere Buzzupappa, pallone però arriva a Iacovelli che controlla forse con un braccio, intanto c'è un cartellino giallo, se abbiamo visto bene non abbiamo visto maggiore, dovrebbe essere il giocatore ammonito dopo 3 minuti di gioco per una scorrettezza commessa in precedenza. Non abbiamo capito molto bene perché il direttore di gara questa volta non è stato molto chiaro, ha estratto cartellino giallo, in quella zona c'erano Maggiore ma anche Ferrario del Ceriano, sembra che sia stato però ammonito il numero 2 del Saronno, il secondo ammonito della gara dopo lo stesso Ferrari, quindi lo possiamo escludere altrimenti sarebbe scattato il rosso. Il numero 11 del Ceriano ammonito nel primo tempo, conto pari tra le due squadre con le ammonizioni e Saronno che però, cosa che più importa, conduce 1-0 nel punteggio. Tanto se ne sono andati i primi 4 minuti di gioco, ancora nessuna
particolare emozione in questo secondo tempo e chiaramente il Ceriano dovrà provare a scoprirsi un po' di più alla ricerca del pareggio. Saranno che ne potrebbe approfittare qualora si liberassero spazi in più nella metà campo avversaria. Intanto Bonizzi lavora un ottimo pallone per Muzzupappa, servizio per Maggiore, fermato in fallo laterale. Ancora Muzzupappa, si accentra il numero 11, pallone per Iacovelli. Ancora Iacovelli in mezzo a nuvolo di avversari che lo fermano. Pallone che poi torna ancora nella disponibilità di Bollini, punta De Laurentiis. Non lo molla il numero 2, allora la palla per Bonizzi, verso il centro, anticipo secco della difesa che libera, poi può ripartire Meroni per il Ceriano, pallone per Di Muro, ancora Meroni, cambio campo verso Ferrario, ottimo pallone per il numero 11 che può andare a puntare Maggiore, palla dalla parte opposta per Di Muro che però con il controllo involontariamente serve Puzziferri. Il rilancio del Saronno, però la palla resta al Ceriano, poi la recupera Bonizzi. Bollini per Puzziferri, ancora il numero 10. Esce bene questa volta il Saronno. E controlla per il momento con grande tranquillità. E se ne sono andati i primi 6 minuti della ripresa col vantaggio minimo, ma per il momento tenuto bene dai biancazzurri. Ora Iacovelli che è riuscito a controllare bene un pallone e a servire Bonizzi. Bonizzi va a cercare il tiro, la conclusione, il gol di Bonizzi al 7° minuto di gioco. Arriva il raddoppio del Saronno con una delle rare occasioni nelle quali la difesa del Ceriano ha dato un pizzico di spazio in più a Iacovelli. Iacovelli che ha servito bene Bonizzi, numero 8, ha puntato dritto con l'idea di andare al tiro dal limite e la conclusione che ha superato arriva bene per la seconda volta, quindi Saronno che si porta sul 2-0 e si mette decisamente bene. Ora il punteggio per gli ospiti, ancora di più il Ceriano sarà costretto a provare reagire, riversarsi nella metà campo avversaria e concedere spazi al Saronno. Intanto porta, poi ancora il numero 9, punta Bernello che lo ferma, poi Bollini va ad accentrarsi e c'è il fallo, intervento chiaramente falloso di Porta ai danni di Bollini. Punizione battuta da Puzziferri e poi Bernello. Ancora Puzziferri, si fa vedere a Pella. Prova il controllo Iacovelli, perde palla, la recupera Ceppi per il Ceriano. Si riparte da Sant'Ambrogio, poi Di Mauro, ancora Sant'Ambrogio. Avanza il numero 5. Poi Meroni, ma c'è l'ottimo anticipo di Puzziferri, ancora il numero 3 del Saronno che poi forse è l'ultimo a toccare, infatti così è. C'è la rimessa in gioco in favore dei padroni di casa che provano il pallone lungo, ma c'è l'anticipo di Vanzulli, sempre attento il numero 6 in
marcatura, Saronno che può imbastire una nuova azione offensiva con Marzorati. Zupappa riesce a servire Maggiore, ancora il numero 11, di nuovo per Maggiore, ma c'è l'anticipo di Sant'Agata. Avanza il capitano del Ceriano, ancora lui. Buono il pallone per Ferrario, si fa vedere al centro di Muro e Ferrario subisce l'intervento falloso dell'altro numero 11, Muzzupappa, che atterra l'avversario. Intanto la punizione è già battuta, prova ad andare direttamente, attenzione alla conclusione, la formazione di casa da lontano, poi di Muro, ancora il pallone per Maringoni che già aveva provato il tiro pochi istanti prima, la seconda conclusione decisamente fuori misura. E quando abbiamo superato il decimo minuto nel corso del secondo tempo, Ceriano prova a reagire alla nuova situazione, doppio svantaggio. Intanto c'è l'intervento falloso di Iacovelli su Di Mauro, colpo al fianco per il numero 4, però tutto ok, si può riprendere con la punizione che batte lo stesso Di Mauro, poi palla a centro per Porta, Meroni da Ceppi verso De Laurentiis che va al dribbling, entra in area, poi il pallone al centro, Di Muro fermato e poi c'è il chiaro fallo, la trattenuta di Di Muro che non ha trovato il tempo per girarsi, e poi Bernello è riuscito a risolvere una situazione potenzialmente pericolosa. Può andare al rilancio Mauri, lungo dalle parti di Iacovelli, pallone che arriva al centro, Muzzupappa riesce a controllarlo, poi cerca compagni, arriva a Pella in seconda battuta, poi non è preciso il servizio per Maggiore. Saronno che comunque riesce a controllare questo pallone con Bonizzi, si fa vedere Bollini, va sull'esterno, punta De Laurentiis, poi il rimpallo l'aveva favorito per un attimo, ma riesce a liberare poi la difesa. Si riparte dalla parte opposta con Sant'Agata. Maringoni va largo sulla destra, c'è De Laurentiis, ancora il numero 2, poi Meroni. Sant'Ambrogio ancora per Meroni, che rischia un po' il pallone per Di Mauro, non può far di meglio che spedire direttamente il fallo laterale sulla buona pressione di Marzorati. Poi dalla rimessa la palla che raggiunge Iacovelli, riesce il numero 9 a tenerla, poi la perde sul contrasto di Ferrario, ancora Iacovelli che allarga bene per Bollini, si fa vedere Puzziferri come una freccia al numero 3 che va al cross basso, non ci arriva, e poi la conclusione, il gol di Iacovelli che va a realizzare il 3-0 per il Saronno quando siamo al 13° minuto del secondo tempo. Ottima azione questa che è stata iniziata proprio dal bomber del Saronno qui sulla destra, allargato per Bollini, si è fatto vedere puntuale nell'inserimento Puzziferri, autore fin qui di una ottima gara sia in fase difensiva che offensiva. Poi quasi sul fondo il numero 3 ha messo al centro un pallone raso terra, Marzorati non ha trovato l'impatto col pallone, ma Iacovelli si è fatto trovare pronto a chiudere l'azione e realizzare il gol del 3-0 che sembra indirizzare decisamente questa partita. Poco più di 30 minuti dal termine, tre reti di vantaggio sono un bel bottino fin qui per il Saronno, che in questo momento, ricordiamo,
bisserebbe il 3-0 dell'andata. Intanto Ceriano si riporta nella metà campo avversaria, ma è il Saronno che rilancia ancora la propria azione col pallone che in qualche modo arriva dalle parti di Bollini, colpo al volto, sembra involontario da parte di De Laurentiis, forse con una spalla ha colpito Bollini. Calcio di punizione in favore del Saronno. Quando se n'è andato il primo terzo di questa ripresa, 15 minuti di gioco, punteggio nuovamente aggiornato sul 3-0 in favore del Saronno. Intanto riparte Ceriano, c'è Di Mauro, si fa vedere Ferrario, la palla è per il numero 11, prova a metterla di prima intenzione al centro ma non riesce la formazione di casa a imbastire azioni pericolose. Attenzione intanto al pallone che arriva a Marzorati, giustamente il signor Crespi ha aspettato il controllo del numero 7, c'era la posizione di fuorigioco. Intanto dalla parte opposta di Muro si fa vedere Meroni, ancora Di Muro che prova ad andare a cercare l'imbucata del compagno, intanto è caduto piuttosto male su un fianco di Mauro, resta a terra il numero 4 del Ceriano, Marzorati stava partendo in contropiede ma correttamente ha messo fuori il pallone, brutta caduta quella di Di Mauro. Vediamo se ce la fa a rialzarsi, si sta già preparando comunque un cambio, vediamo zoppicare vistosamente il numero 4 della formazione di casa, sembra però che possa riprendere senza particolari problemi. Intanto Ceriano che restituisce palla correttamente a Saronno, quando siamo ormai al 17esimo, risultato apparentemente messo in ghiaccio dal Saronno con l'1-2 Bonizzi-Iacovelli, reti che si sono aggiunte a quella del finale di primo tempo realizzata da Bollini. Intanto perde palla Marzorati, può ripartire il Ceriano col pallone che arriva dalle parti di porta, non lo molla Puzziferri, poi arriva anche Marzorati a dare una mano e libera bene la difesa del Saronno, poi Bonizzi va al lancio di prima intenzione per Bollini, ha rischiato qualcosa qui la difesa del Ceriano, si è incrociato Bollini con Di Mauro ma è corretta la decisione del direttore di gara, fuori gioco con Luce, con molto spazio da parte di Bollini. Intanto siamo già dalla parte opposta, Meroni non trova compagni, riparte da Sant'Ambrogio, servizio per Di Mauro, largo su Ferrario, buono il dribbling, poi va al centro per Porta che non controlla, però la palla diventa buona per Di Muro, conclusione respinta, ancora Ceriano, tiro di Ceppi che non trova la porta. E intanto è alle liste una nuova sostituzione, vediamo chi esce, intanto c'è anche un invasore solitario, un leprotto che si è fatto tutto il campo, è un po' di ilarità dal pubblico che non guasta mai. Intanto la sostituzione del Saronno è avvenuta, è uscito con il numero 10 Bollini ed è entrato un altro dei neoacquisti, Porchera, Riccardo Porchera con il numero 16, e ricordiamo un giovanissimo che arriva direttamente dalla Serie D, dalla Castellanzese, e che ha già all'attivo tre presenze dal suo arrivo. Intanto Saronno
che prova una nuova azione offensiva, il pallone arriva a Pella, al limite il numero 4, si ferma, serve Maggiore, il cross, colpo di testa di Muzzupappa, è andato in anticipo sul primo palo. Alla ricerca del quinto gol in 5 partite, il numero 11. Che fin qui mantiene l'invidiabile media di una rete a partita. Mentre Iacovelli con quella di oggi sale a quota 11. In una classifica marcatori che fino ad oggi era guidata da Tallarita del Rovellasca con 16 reti. Gira il pallone ora senza particolare fretta anche la formazione di casa, che comunque sa che provare a recuperare tre reti nei 25 minuti che mancano, impresa piuttosto ardua. Ci provano, ma chiaramente un po' di scoramento c'è nella formazione del Ceriano contro un Saronno che da parte sua invece è decisamente più tranquillo, padrone della situazione in questo secondo tempo, che ha visto Bianco Celeste andare a segno altre due volte e soprattutto rischiare poco o nulla. Tanto c'è il calcio di punizione in favore del Ceriano, fallo commesso da Porchera. Che è andato a posizionarsi al centro del campo, quindi cambiata un po' la disposizione del Saronno con l'uscita di Bollini, numero 10, decisamente più offensivo nella sua posizione in campo. Tanto altra sostituzione, esce con il numero 7 Marzorati e ad entrare con il numero 18 è Galli. Vediamo che c'è un cambio anche nel Ceriano, con il numero 11 esce Ferrario. Una buona gara quella del numero 11, anche se poi non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto, magari è uscito scuotendo un po' la testa. Al suo posto con il numero 18 Donghi, inizia la consueta girandola dei cambi, poi con un risultato come questo è probabile che li vedremo anche a breve, insomma si cercherà di dare spazio alle seconde linee, minuti da giocare un po' per tutti. Intanto Puzziferri per Porchera, bello il tocco per Iacovelli, c'è la chiamata del fuorigioco parte del signor Crespi, difficile per noi giudicare, sembrava fosse partito bene Iacovelli sull'ottima intuizione di Porchera, evidentemente era oltre la linea dei difensori. Intanto Ceppi che ha arretrato la sua posizione, ora però si riporta in avanti. Intanto contrasto a centrocampo, Saronno che esce col pallone gestito da Bonizzi, poi lo ferma Ceppi, prova a rilanciare i suoi, niente da fare però per Porta, va Bernello, poi Porchera riparte da Puzziferri, ancora Porchera, largo per Maggiore,
Poi Muzzupappa viene al centro per Appella. Bonizzi chiama ancora ad avanzare Puzziferri, sempre Saronno a gestire molto bene questa fase di possesso palla, con gli avversari che poi riescono a recuperare alla fine grazie a Ceppi. Di Muro chiama l'avanzata di Donghi e cerca porta, c'è l'anticipo netto di Bernello. Con tutta calma Porchera riparte da Maggiore, poi Appella, centralmente Iacovelli, buono il controllo per Bonizzi, poi Appella, nuovo Porchera, giro palla del Saronno fruttuoso, che sta facendo passare con tutta calma. Minuti, siamo entrati negli ultimi 20 di questa sfida. Prova ora il Ceriano, porta, vince un contrasto, poi c'è l'intervento falloso subito da Donghi, uno dei nuovi entrati in campo. Meroni centralmente, Maringoni avanza, si fa vedere Di Muro, ancora il numero 10, poi pallone che arriva Sant'Agata, non riesce ad andare al cross, allora questa volta arriva il pallone verso il centro e colpo di testa di Puzziferri mette fuori gioco Di Muro, che preferisce poi accontentarsi della rimessa laterale. Già battuta, ancora Donghi, va al cross basso il numero 18 e guadagna un'altra rimessa laterale la formazione di casa. Di nuovo Donghi, cross e intervento di Puzziferri, cerca quantomeno per ora il gol della bandiera al Ceriano. E c'è, attenzione, l'intervento di Appella e il direttore di gara che indica il dischetto del rigore quando siamo al 27esimo. Fallo di Appella, che ha provato ad anticipare Di Muro ma evidentemente ha colpito non solo il pallone ma anche la gamba dell'avversario. Molto deciso il direttore di gara, che non ammette proteste e manda sul dischetto Di Muro. Andiamo al numero 10 che prende la rincorsa, parte Di Muro, la conclusione spiazza decisamente Mauri e va a realizzare al 28esimo minuto di gioco il gol del 3-1. Ancora 17 minuti da giocare, nuova situazione quindi con il Saronno che vede ridursi il vantaggio e Di Muro che realizza il terzo gol da quando è arrivato al Ceriano. Tanto la punizione per il Saronno già battuta. C'è il dialogo tra Bernello e Bonizzi, ancora Bernello, si fa vedere Galli, poi Appella, linea di passaggio chiusa, allora preferisce andare lungo verso Muzzupappa, c'è l'anticipo di Sant'Agata, la rimessa in gioco verso Iacovelli, ancora Sant'Agata, altra
rimessa laterale. Arriva Maggiore, ma arriva anche un altro cambio per il Saronno. Ad uscire Iacovelli con il numero 9 e al suo posto con il numero 20 entra Lo Speziali. 15 minuti a disposizione per il numero 20 del Saronno. Attacco del Saronno che con l'arrivo anche di Muzzupappa decisamente a disposizione, moltissime alternative praticamente tra campo e panchina, ci sono due attacchi fatti e finiti. E vediamo se il neo entrato Lo Speziali proverà su questa palla da fermo, calcio di punizione. Sul pallone c'è Muzzupappa che va a mettere verso il centro, stava arrivando il numero 20 del Saronno, ma c'è l'anticipo in calcio d'angolo di Sant'Ambrogio. Intanto siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Saronno che dopo aver subito il gol si è portato immediatamente nella metà campo avversaria, decisamente meglio difendere il vantaggio restando dalla parte opposta. E intanto ancora la difesa che libera con qualche affanno, altro tiro dalla bandierina. Come di consueto Muzzupappa. Parte il pallone del numero 11, un po' basso, c'è un'altra respinta della difesa, poi di nuovo Muzzupappa al centro, la palla che resta lì, stava caricando il destro a Pella, ma c'è stato l'ottimo anticipo degli avversari. Saronno che però resta in proiezione offensiva, poi Bonizzi che subisce l'intervento falloso, parte di Meroni. Si rialza il numero 8 del Saronno. E anche questa potrebbe essere una situazione piuttosto interessante, con Bonizzi che andrà a mettere al centro, pronta la batteria dei lunghi del Saronno. Parte Bonizzi, il pallone al centro con anticipo netto di Sant'Ambrogio. In queste situazioni spesso e volentieri fa valere i suoi centimetri. Tanto più o meno dalla stessa posizione di prima, altro calcio di punizione in favore del Saronno che vede avvicinarsi questa importante vittoria. 33 minuti di gioco, sempre 3-1 in favore degli ospiti. Stavolta Muzzupappa, palla che arriva al centro e termina direttamente sulla traversa, sul tocco. Non abbiamo visto se sia stato Maggiore o forse addirittura un difensore che ha cercato l'anticipo. Comunque traversa per il Saronno, vicinissimo al quarto gol. Si resta però sul 3-1 e allora può provare Ceriano, c'è anticipo netto di Vanzulli, poi prova a controllare a Pella, ma c'è Meroni che subisce il colpo di Porchera, arriva la munizione nei confronti del numero 16 del Saronno. La munizione quindi per Porchera, secondo ammonito della gara per il Saronno dopo Maggiore, mentre Ferrario è l'unico ammonito fin qui del Ceriano. Intanto altro cambio, dunque vediamo uscire con il 7 Ceppi,
poi andremo a vedere chi è il sostituto. Tanto Ceriano che prova a riaprire la gara, attenzione perché Sant'Agata va al cross, il colpo di testa e c'è il gol del Ceriano, e vediamo, è il gol del 3-2, proprio il neo entrato con il numero 16 Rossetti, Rossetti che all'80esimo, 10 minuti ancora da giocare, ha realizzato la rete del 3-2 e si rimette in discussione improvvisamente la gara, nonostante il rigore del 3-1 sembrava che il Saronno rimanesse comunque in controllo, invece 7 minuti dopo arriva il gol del 3-2, Rossetti non ha quasi neanche fatto in tempo ad entrare, primo pallone toccato e gol del 3-2 che riapre la contesa. L'avevamo detto che il Ceriano in casa fin qui non ha ancora perso e cerca di vendere cara la pelle fino all'ultimo secondo. Attenzione ora a Saronno che ovviamente deve mantenere la calma. Erano 3 le reti di vantaggio dopo il gol di Iacovelli. Attenzione ora, molto bravo, qui arriva Beni rischiando anche qualcosina, ma è uscito bene al limite dell'area, era pronto l'uovo speziale. Intanto 9 al termine e adesso dobbiamo fare un po' il countdown perché la rete di Rossetti ha decisamente riaperto la contesa, quantomeno nei numeri. Saranno che continua a controllare il gioco, ma deve fare attenzione alle possibili ripartenze avversarie. Anche qui palla persa un po' banalmente, poi Appella cerca di recuperarla ma commette fallo. Ancora avanti ora il Ceriano, c'è l'anticipo di Bernello e poi il pallone che arriva allo speziali, molto bene, numero 20 allarga per Bonizzi, non trova il passaggio per Galli, difesa del Saronno però attenta, Puzziferri cerca di ragionare, Saronno come dicevamo poc'anzi deve mantenere la calma, la formazione biancoceleste che resta comunque in vantaggio. Ora Vanzulli lungo al centro verso lo speziali, buono il controllo, c'è Sant'Ambrogio che non lo molla e non commette fallo, sembrava ci fosse un tocco, invece tutto ok per il direttore di gara. Anche qui Appella entra sul pallone, ancora il numero 4, di nuovo lo speziali, si fa vedere Bonizzi, la palla è lunga ed è buona, sembrava buona per Galli, colto in fuorigioco. Può ripartire il Ceriano quando entriamo nel 39esimo minuto di gioco. Pallone per Di Muro, lo ferma bene Maggiore, ma ancora la formazione di casa, Sant'Agata. Attenzione a Donghi, va centralmente, Meroni, Rossetti l'autore del gol del 3-2, la palla al centro, resta lì, attenzione alla conclusione di Donghi che proprio mentre stava andando al tiro è scivolato. Buon per il Saronno perché la conclusione è poi terminata lentamente sul fondo. Rilancio lungo di Mauri, controlla Galli non perfettamente, allora ancora i padroni di casa che hanno una buona possibilità con Di Muro che va al dribbling, attenzione ancora numero 10, fermato
Forse hai esagerato un po' questa volta Di Muro, che poi commette fallo su Galli. Un po' di frustrazione per non essere riuscito ad andare al tiro. E arriva un altro cartellino giallo per un membro della panchina, il nostro Imburgia, per proteste. Essere volata qualche parolina di troppo, il direttore di gara ha mostrato il cartellino giallo anche a Imburgia. Si può ripartire, intanto siamo al 40esimo, 5 minuti al termine, sempre 3-2. In favore del Saronno, con il Ceriano che riparte da Di Mauro, Sant'Agata, lungo, pelle di Muro, poi spazza la difesa del Saronno, palloni alti però solitamente preda di Sant'Ambrogio, poi De Laurentiis si accentra al numero 2, cerca compagni, avanza Di Mauro. Va al lancio lungo, preferisce Sant'Ambrogio. Poi conquista un fallo laterale il Ceriano, mentre se ne sta andando un altro minuto, meno 4 alla fine. Ovviamente poi ci sarà da fare i conti anche con il recupero. Attenzione, questo pallone sulla tre quarti, un po' di confusione. Pallone che arriva a porta, allarga bene. Parte il cross subito deviato da parte di Donghi. Altra rimessa in gioco in favore della formazione di casa. Parte un traversone tosto pericoloso, Porchera addirittura a liberare, poi il pallone che resta lì e c'è la conclusione di Di Muro, che va proprio a pescare in mezzo alla porta Mauri. Parata facile, ma questo è un rischio che ha corso il Saronno. Quando siamo al 42esimo e nello sviluppo dell'azione sono rimasti a terra in due, uno per parte. Si rialzano sia Porta che Porchera, anche se doloranti. Un po' di giocatori zoppicanti in campo, anche lo stesso Di Muro che è andato alla conclusione. Tutto ok però, si può ripartire, va al rilancio lungo Mauri. Lo Speziali riesce a far girare il pallone, poi Muzzupappa. Galli troppo era rimasto a terra e quindi la palla torna al Ceriano. Sant'Agata che va subito al cross. Interviene Bernello, poi Muzzupappa cerca il controllo e Porchera questa volta preferisce andare direttamente nella metà campo avversaria. Ancora i padroni di casa che provano a imbastire una nuova azione offensiva. Sant'Agata ora decisamente più in proiezione offensiva, la palla che rimpalla su Maggiore, Mauri la può controllare. 43esimo, sempre 3-2 il punteggio. Lancio lungo ma impreciso, termina direttamente il fallo laterale. Riparte Donghi qui sulla sinistra, va il numero 18, chiede la triangolazione, la ottiene. Poi ancora Donghi che prova a rientrare sul destro e Porta che va al cross col mancino e Di Muro che va di testa, decisamente più alto di Puzziferri. D'altronde il numero 3 ottimo quest'oggi, non ha certo nell'altezza il suo forte, è andato molto bene in testa Di Muro, fortunatamente non ha centrato la porta e lo abbiamo già detto, lo ripetiamo ancora, Ceriano conferma di essere un osso davvero duro in casa. Sembrava
fra virgolette, morto dopo il 3-0, invece è riuscito a riaprire la partita e in un paio di circostanze è anche stato molto pericoloso. Ancora Donghi, e ora hanno anche fiducia nel loro tentativo di rimonta. Saranno un po' in affanno, mancano 30 secondi al termine e ci sarà anche il recupero poi da sommare. Considerati i cambi, alcuni minuti ci saranno sicuramente. Attenzione al pallone al centro, è ancora Di Muro che la mette dalla parte opposta e adesso Maggiore, senza badare tanto al sottile, la messa in calcio d'angolo. Attenzione che arriva Sant'Ambrogio e batte il corner Sant'Agata. Palla al centro che resta lì, poi porta, prova una difficile rovesciata, non trova il contatto pieno col pallone. Attenzione ancora De Laurenti, spunta Puzziferri che non lo molla, grandissimo l'intervento difensivo del numero 3 e poi va a lanciare con questa gran palla Muzzupapa, ma arriva bene, aveva intuito il tutto, davvero una gran giocata di Puzziferri, peccato che non sia riuscito a trovare il numero 11. Ancora Puzziferri, il cross che è partito e poi c'è il contrasto con Bernello che mette palla in calcio d'angolo. Primo minuto di recupero, se n'è andato. Corner per il Ceriano che ha tirato fuori davvero una forza anche inaspettata quando eravamo intorno al 60° di questo secondo tempo. Sembrava non difficile ma impossibile la rimonta, invece Ceriano ha dimostrato di non voler mollare assolutamente. Intanto si sta andando ad esaurire il secondo minuto di recupero. Attenzione alla palla in piena area con Bernello che va ad anticipare gli avversari. Poi Di Mauro vede, serve Sant'Agata ancora il numero 3. Attenzione poi dalla tre quarti a questo pallone troppo lungo di Meroni che cercava De Laurentiis per il cross. Intanto c'è un altro cambio nelle file del Saronno. Pronto con il numero 15 Coppola, ad uscire dovrebbe essere Muzzupapa con il numero 11 e così è, cambio che spezza un po' il ritmo della formazione di casa ma aggiunge con tempo ovviamente almeno 30 secondi di recupero. Tanto lo Speziali, contrasto con Coppola che poi non riesce a impossessarsi del pallone. Puzziferri, buono il contrasto, è rimasto a terra un giocatore del Ceriano, non abbiamo capito bene, forse un colpo involontario. Intanto va Galli, va verso il fondo, è la palla che rimane lì sul rimpallo che non favorisce il numero 18 del Saronno. Rimessa in gioco quando siamo entrati decisamente nel terzo minuto di recupero, anzi ora è il quarto minuto di recupero perché il terzo è già scaduto. C'è Bernello sul pallone, va al rilancio direttamente in fallo laterale e adesso almeno da 6-7 minuti di gioco decisamente in affanno il Saronno, che però regge. E ora va al recupero di palla con Appella. Niente da fare però per lanciare sulla corsa lo Speziale. Attenzione al pallone che resta lì, è arrivato prima di tutti in porta. Conclusione che non c'entra
la porta e saranno che resta in vantaggio 3-2 quando siamo al 49esimo abbondantemente scaduto. Quinto minuto di recupero in corso, direttore di gara che ha il fischietto in bocca e arriva proprio in questo momento il fischio finale. Il Saronno ce la fa, vittoria diciamo importantissima, onore e merito però alla Ceriano Laghetto che ha reso la vita difficilissima al Saronno. Ricordiamo solo il punteggio finale: Ceriano Laghetto 2, Saronno 3.